Luke, ehi. Benvenuto, eh? Grazie per avermi anche ospitato. Per averti ospitato, chiaramente. Sei a casa mia, cazzo, grande inizio comunque. Signori, benvenuti in questo nuovo format Disavventure Video. Che oggi è in compagnia con Luke, non sarà sempre così. In che cosa consiste questo format? Consiste nel giocare un gioco e nel mentre raccontare il nostro passato da grandi gamer, no? Esatto. Noi che abbiamo giocato tutti i grandi giochi della storia. Zelda l'hai giocato? Sì, ce l'hai dire, hai giocato 5 ore. L'ho consumato 5 ore per... Platinato, sì, tutto, sì. Quanto. Esatto. E signori, ad accompagnarci in questa avventura, nelle disavventure videoludica, c'è Supercane Magic Zero, per il quale devo ringraziare Nintendo che me l'ha fornito in anteprima. Quindi grazie Nintendo, magari nel prossimo baretto non ti disso. Allora, Supercane Magic Zero, Luke, vuoi iniziare tu a parlare delle tue disavventure? Intanto scegliamo un'arena, ribaltiamoci perché siamo in arena. Vai, scegli tu perché io non ho ancora avuto occasione di giocare. Però mi ispira Emicrania del gelato. Emicrania da gelato mi ispira. Allora seleziona la tua classe e inizio io a raccontare. La storia che devo raccontare è una storia che farà sicuramente piacere a Nintendo, no? Perché è la mia prima, nella mia prima collaborazione con Nintendo. Okay. Parliamo di vomito. Parliamo vomito. Parliamo di sbocco. Ti manderanno sicuramente i giochi la mi prossima manderanno volta. Sicuramente Spade e Scudo in anteprima. Perché, ovvio, signori, nel mentre che abbiamo un caricamento biblico, vi narrerò di quella volta in cui approcciai il mondo Pokémon videoludico per la prima volta su una mia console. Okay. E della tragedia che quella giornata comportò. Cosa successe quella giornata? Ero piccolo. Ero molto piccolo. Avevo 6-7 anni. Vabbè, ci sta. E come ogni ragazzino, a Natale hai ottenuto la tua cartuccia di Pokémon rosso. A chi è che non è successo? E da lì iniziò il caos. Ho iniziato a giocare. Allora, mi sono svegliato alle 7, no? Per scartare i regali. E Pokémon l'avrò scartato alle 7:30, no? Sì. Alle 8 ho acceso il gioco. Ah, ok, dobbiamo menarci, mi sa. Mi sto concentrando, arrivo. È veramente difficile comunque questo gioco, eh. Ho comunque iniziato a giocare a Pokémon alle 8. Madonna. E fra, io in quella giornata non ho più smesso. Ti giuro, non ho più smesso. Fino proprio a sera. Allora, ho iniziato. Ah, se becchi il ghiaccio, corri comunque. E alle 8 di sera ho cenato. Il Game Boy, fra, si è scaricato 3 volte quella giornata. Sono arrivato al Monte Luna. Mi ricordo nitidamente mio zio che mi stava guardando giocare. Mi si è scaricato il DS davanti a uno Zubat. Ma fra, aspetta. No, fra, non ci. Io non ci sto capendo niente. Va bene, zio, niente. È questo un senso. Ero arrivato all'ora di cena. Risotto in bianco. Sai quello col Philadelphia, quello buono. Pensavo alla milanese, proprio. No. Risotto non bianco, tipo col formaggio. Ok. Molto buono. Vabbè, non lo butti sicuramente. Ma io ero reduce da 12 ore intensive di gameplay. Aspetta, ma io se premo mi libero. Risotto in bianco, quindi non un cibo particolarmente difficile da digerire, no? Certo. Sei d'accordo su tutto ciò? No, cioè ho visto di peggio, tipo il sushi nella vita. La tovaglia era bianca. Io ho vomitato. Ho vomitato tutto il cenone, tutto il pranzo di Natale. Cioè, proprio il miglior colore che potessi scegliere per vomitare. Tutto il pranzo di Natale sulla tovaglia bianca, immagino che doveva mettersi a Santo Stefano. Uno schifo allucinante. Però da quel giorno la mia carriera di videogiocatore ha subito una terrificante battuta d'arresto, perché da quel giorno i miei hanno capito. Collaborazione a Nintendo, e sto spiegando a Nintendo come il loro primo gioco che ho giocato mi abbia fatto vomitare. Bene, questa bene. È la storia di come vomita. La mia prima esperienza videoludica fu un vomito clamoroso. Fra un bombacciacchi di fra, ma questo livello qua è impossibile. Non ho capito molto bene ciò che è successo. Comunque questa era la storia di come io abbia vomitato pesantemente giocando a Pokémon. Adesso voglio la tua di disavventura videoludica, perché mi hai detto che hai qualcosa di interessante. Non è proprio una disavventura. Praticamente io ho cominciato a giocare a Pokémon, vabbè, 6-7 anni. E il mio primo gioco è stato Pokémon Cristallo, no? Quindi la regione di Yoto, una bella regione. Yoto è la migliore regione Pokémon. Però inizialmente non sapevo neanche come si catturassero i Pokémon. Quindi ai tempi non c'era, insomma, internet, guida come catturare Pokémon. Io ho mangiato un cactus in questo momento. Ok. Sai che si prende tipo la mappa della prima città. Io non ho preso la mappa, quindi non sapevo muovermi. Non sapevo nessuna città. A un certo punto ho abbandonato il gioco. Ho smesso di giocare perché non riuscivo più ad andare avanti. Perché non avevi preso la mappa città? Perché non avendo la mappa città e non sapendo praticamente niente, perché è la mia prima esperienza, non riuscivo a trovare la strada per Evanopoli. Tu dici: ma com'è possibile? Scusami. La torre, la via gelata? Sì, è appena fra anch'io! Fa dopo Mogania. Sto malissimo! Dopo Mogania. Io ho abbandonato Pokémon perché non riuscivo. Anch'io! No, io la mia non è diversa. Non riuscivo a trovare la strada. Infatti io, nella mia prima giocata, nella mia prima cartuccia, non ho mai
battuto la palestra di Ivanopoli, perché non la trovavo. Non trovavo Ivanopoli. Io mi sono fermato a Mogania. Per me Mogania era fine del gioco. No, ascoltami. Cioè, è bellissima sta cosa, perché io ho una storia simile. Però è ancora, è un'altra disavventura che mi terrò per il prossimo episodio. Così gli metto del hype, perché è una cosa simile ma molto diversa. Che roba. Veramente. No, fra al baretto, però. Niente. Fra, mi hai leggermente ucciso. Io pensavo che mi risparmiassi. Oh, bro. Ma sei morto tu, oltretutto. Sì. Sei morto tu. Oddio, sei morto tu. Sì. No, fra. Sì. Vabbè, quindi racconti imbarazzanti. Racconti imbarazzanti che aprono porte a nuovi racconti per il prossimo episodio di Disavventure Videoludiche. La batteria del computer è quasi scarica, quindi ci conviene terminare il video. Esatto. Noi speriamo che vi sia piaciuto. Se così, ovviamente vi invitiamo a lasciare un mi piace, un commento, iscrizione al canale. Fatemi sapere cosa ne pensate, esatto, del format. E scrivete le vostre disavventure nei commenti. Nei commenti. Tutti, nei commenti, perché tutti. Potrei fare un episodio in cui leggo le vostre disavventure. Esatto, quindi ci vogliono le disavventure nei commenti. Quindi un like, un commento, in descrizione. Mi raccomando, i social anche di Luke trovate il suo canale in tutto descrizione, nelle schede. Se vi piace Super Candy Magic Zero potete scaricarlo su Nintendo eShop e andare sul suo canale, che uscirà un video anche per sul forza. Suo canale su questo gioco. Esatto. Poi prendi fiato. La campanella. E noi ci becchiamo, ragazzi, in un prossimo video. Ciao ragazzi.